Buongiorno e benvenuti in un nuovo Vlogmas! Ma che bello lo sfondo del mio albero di Natale! Allora, ragazze, buon 18 dicembre, buon venerdì! Allora, apriamo subito il calendario dell'avvento, proprio subito, subito, perché io sono troppo euforica quando devo aprirlo. Quindi andiamo a cercare il numero 18. Ho trovato subito, ragazze! Miracolo! Miracolo! Eccolo qui, andiamo un po' a vedere di qua, vediamo oggi che ci regala, vediamo, wow, che cos'è? Aspettate, che per prendere le cose da qui ci vuole forza, ecco, che cos'è? Che cos'è? Un lip topper glitter lip, vediamo un po', andiamo ad aprire. Ah, carino, con tutti i glitterini argentati, sono tanti colori, anche sul rosa, viola, carino, bellissimo. Ok, bel regalo oggi. A dopo, ragazzi. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Una Vlogmas. volta, Ah, già siete lei. arrivati, siete entrati per due volte in questo Vlogmas. Allora, oggi vi voglio mostrare due cose, due delizie. Per cortesia, potresti prendere quello che ho acquistato poco fa? Allora, sono andato a fare un po' di spesina Un pochino e però. ho comprato una cosa da mangiare per me e per Giuseppe. Per Giuseppina, allora vi voglio mostrare questa Vabbè, bomba ma qui, oggi eccola capito, qua, guarda un l'altezza. attimo, questa bomba Posso? qui, Lascia, lascia. fai tu, questa bomba qui che è mia è un bombolone morbidissimo con panna e crema e per i miei piccolini, perché dovete sapere che con noi c'è la Mary. La famiglia si è Si è riunita. riunita la famiglia e Hanno aperto i comuni, ragazzi. sta con noi per ben 2 giorni. mamma mia, Eh sì. è 2 giorni e un po'. Ma. Per i piccolini che stanno a dieta, io ho comprato un bombolone sempre morbidissimo Sono scendate le con vendite. cioccolato e panna. Perché Compratelo! qui domandano sempre: ma i Maritozzi che fine ha fatto? Li ho traditi col bombolone e il Che Maritozzo poi alla perché fine secondo me sono uguali. chi si è fritto? Ma sì. Al Maritozzo no, è al forno. Chi si è fritto? Fritte, vai, Morbidissimo. bella bomba, Ed è eccezionale. Allora, Camarish, che dobbiamo ma che dire? vuoi dire? Che Che vuoi cosa devi dire? fare oggi? Svela quest'altra novità, Io devo eh? andare a fare le unghie tra poco. Non vedo l'ora, mamma mia. C'ho le palette, come si dice. Sono cresciute in una maniera incredibile. E un Poi suggello. dopo un mese si fanno brutte perché si opacizzano, un po' si graffiano. Quindi non vedo l'ora. Non vedo Non vedevo l'oro, giustamente nemmeno io vedo l'oro, e un periodo che vedo bronzo. Ragazze, le devo fare a tema natalizie. Sì, mi fai che palline. Palline. Con le Mamma mia, sto palline perdendo un braccio, sta perdendo il aspettate. braccio. Allora, Beh, non sarebbe male perdere il braccio perché risparmiamo su una certo. mano le unghie. Tu dici Allora, paga la metà. oggi si va a fare le unghie. Nel frattempo io faccio la solita mezz'oretta di pennichella. Dopodiché usciamo e dove andiamo? Oh, ma vuoi Oggi ce parlare nuovo? la. Mamma mia, lo strillare. Oggi ce ne andiamo in centro a Perugia. Per cercare un po' di atmosfera natalizia, ragazze, perché ci abbiamo Ci bisogno. abbiamo proprio C'è una bella bisogno. passeggiata nei quattro, ci compriamo qualcosina. Lì c'è anche Tiger, Ma ragazze, questo non era che No, programmato. questo è tutto programmato nella mia testa, bello mio, Cioè, ma lei che bello ci guarda e ride perché, come ha sentito, compriamo qualcosina, anche a lei gli si sono illuminati anche i capelli. Non è più rossiccia, è diventata fucsia. fucsia. Va bene, quindi ragazzi ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo No, poi volevo dire una cosa, perché dopo.
diranno, ma nelle storie di Instagram, nei video, si vede spesso Mariarca e no Francesco. Dovete sapere che Francesco lo abbiamo abbandonato. A parte che Moia sta giocando con la Play, hanno appena finito scuola, quindi sta giocando con la Play, si sta rilassando. Però, perché quando Francesco entra nei video, dobbiamo pagare il copyright, perché... A lui però! Dato che lui è un... Esente! Non vuole entrare. No, non è che non, dipende come gli girano. È timidino. Come gli girano che cosa? La capa. Ah, la capa. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Un bacio. Non hai raccontato cosa mangiamo. Ma scusa, ho capito, ma dopo dobbiamo, facciamo vedere. Dobbiamo raccontare tutto. Tutto per Filippo Sè, samba 5 minuti parlando. E che fa? Ma loro sono contenti, scrivetelo qui sotto se siete contenti. Comunque, allora, ragazzi, oggi mangiamo pasta e fagioli. Ma su richiesta dei bimbi, voi mi dite, ma com'è possibile? Due ragazzi hanno fatto la richiesta di mangiare pasta e fagioli. Povera me. Pasta e fagioli. Va bene. Allora, dopo la pasta e fagioli tu vai a fare le unghie, io riposino, poi usciamo, abbiamo organizzato la giornata. Stasera poi... pinza, pinnenza. E martello e cacciavite. Oddio, sto portando un braccio, ragazzi. Mia moglie sta battendo, la telecamera e il braccio. Vabbè. A dopo, ragazze. A dopo, ragazze. Ciao. Ci tornate a casa, che è venuta anche la Mari con me, ho fatto le unghie, guardate che belle, avete visto che effetto spettacolare? Di qui ho fatto il tipo fiocco di neve, non so se vedete, molto molto carine. Le volevo fare rosso all'inizio, poi ho visto questo colore che mi piace tantissimo, adesso va molto, avete visto come si fa con l'effetto della calamita, molto molto carino. E quindi le ho fatte così. La lunghezza ho lasciata com'era, tanto non sono tanto lunghe. E quindi top. Adesso, ragazzi, ma poco avevo. Ci siamo riordinate, dato una sistemata. C'è anche Cristian. Una sistemata e andiamo a fare una bella passeggiata su in centro e vi portiamo con noi. Mi raccomando, siete tutti pronti, eh? Ok. Non mi fate aspettare sotto casa, eh? A dopo. Mind. Should old acquaintance
Eccoci tornati a casa, come vedete sono anche già in pigiama. Anche se dobbiamo cenare ancora, tanto Cristiano va a prendere la pinza, dove la faccio vedere. Ragazze, faceva un freddo incredibile, cioè, eppure eravamo ben vestiti, ma cioè, faceva freddo perché c'era anche vento, ma come avete visto c'era tantissima gente. Cioè, no, voi vi voglio far vedere, eh? Maliarca ha dato un pugno al mio quadro. L'avete salutato? Sì. Ok. Ciao. Però non c'era tutti con le mascherine. Sì, no, quello sì, per carità, c'erano tutte, però c'era troppa gente, ragazzi, veramente, tanta, perché secondo me questo si crea con il fatto che non sono aperti i centri commerciali e quindi tutte le persone ovviamente vanno in questi posti anche comunque per sentire un po' l'atmosfera di Natale. Avete visto, c'erano tutte queste luci, è quello che poi, come vi ho detto, cercavo anch'io, un po' di atmosfera, perché sennò veramente uno si deprime. E quindi la gente ovviamente si riversa tutto in questi centri storici, che è bello, però comunque se erano aperti anche i centri commerciali un po' lì, un po' qua, c'era molto meno gente, ma era una cosa incredibile. Forse tutte queste persone non le vedevo da tantissimo tempo, forse prima del Covid. Mi sono bello, tutti e tre guardano a me, Avete da dire qualcosa? Ho fame. Te pareva? Va bene, quindi ci aggiorniamo dopo e voglio far vedere questa pinza. A dopo. Allora, ma non so brutto, scusate, non vi mettete paura, Allora, vi volevo far vedere la pinza. Adesso ve la mostro, Pinza, per far vedere, no? Eccola qui. È romana, sbaglio? Ok. Mari ha preso la margherita, la sta tagliando. Francesco è uguale alla mia, che sarebbe patate e salsiccia. E Cristian è sempre bello possente. Ma capriccioso. Aspetta che avvicino un pochino. Ok. Vedete? Bella, La birra, Coca-Cola e noi l'acqua, sennò. Buon appetito. E niente, buon appetito. Ciao. Allora, ragazze, abbiamo cenato. Pizza buonissima. Guardate un po' adesso la nostra posizione. Mari, guardate là, di qua. Guardate un po'. C'è anche la Mari. Ci copiamo. Faccio il tutorial. Allora, no, vabbè, dai. Sì, perché la Mary si è rubata il mio pleddino. Sì, il pled quello là, tutto bello peluscioso, pesantino. Che mi ha regalato la mia amica Tiziana. Sì, sì. Cuscino dietro. Anzi, prima mi ha detto pure. Come hai detto prima? Ha detto ti ho fregato. Adesso questo è mio. Adesso questo è mio. Ha già perso copritiva. Copritiva. O pleddino. Che facciamo adesso? Mo ci guardiamo la TV. Allora, stiamo litigando perché io voglio vedere un po' della partita. No, che pizza, ragazzi, queste partite però basta, ma non vanno in ferie. No. No. Che pippola. Pippola. Io volevo vedere, che ne so, qualche film di Natale. Sì, come quello di ieri. Ieri abbiamo visto un film, non era proprio un film di Natale, no? No. Era che si chiama? Un cartone animato un po' particolare. È un cartone animato, era un film. Fantascienza. Vabbè. No, come si chiamano quei tipi di film? E Ted si chiama. Animazione. No? Sì, comunque Ted. No, era. Oh, perché non ti ha messo a focche? Era divertente, cioè, è particolare. No, non è per bimbi. Non è per no, bimbi. No, non è per bimbi, ragazzi, è per adulti. Cioè, ha fatto certe scene un po' particolari. Allora, c'è mio figlio che lui fa il birichino. Lui deve stare attento perché io qualche giorno di questo, sciocco che non è altro, giro la videocamera e poi lo pubblico. Balla. Adesso balla, capito? No, però dovete togliere questa partita, basta. Ho preso i Lazzari. No, io veramente. Qua giù. Dai, fai il tuo passetto. No. E niente, dai. Va bene, adesso ci mettiamo sul divano a guardare la TV. Sì. Tanto che dobbiamo fare. Comunque sul divano si sta troppo bene. Fuori fa un freddo e qua siamo tutti belli caldi. Che bello. Ci manca la stufa o il camino. Decidi. Camino, che vuoi camino. Mettere? Il camino. Guarda me, il camino. Dai. Il camino o la stufa? Allora, ragazzi, a me piace tantissimo
la stufa. Anche il camino, non è che mi dispiace. Però la stufa a me piace di più anche come arredo. È più bella. Però comunque entrambi emanano calore. Quindi quasi pure emanano calore, sta male. Sì, però la stufa e il camino ti fanno compagnia, Cristian. Ah, perché? È bello. Noi dobbiamo pensare alla nostra vecchiaia. Oh. Perché? Ma tu sei troppa vecchiaia. Oh, cagnolino. Camino. Infatti io gli ho detto, guarda, che quando sarò più grandina, sui 50-60 anni, mi prenderò un bel cagnolino, perché a me piacciono tantissimo, ragazze. Solo che ovviamente bisogna, no che non avremmo cura adesso, però è un po' complicato, noi non ci siamo mai, comunque lavoriamo, mi dispiace ovviamente lasciarlo a casa la mattina e la sera, poverino. Allora ho detto, quando andremo in pensione, ci pigliamo il cagnolino. Che ne pensi, Cristo? Oh. Ma perché non lo vuoi? Poi vedevo anche... Già mi immagino che già scende il cane sotto le intemperie perché porto cane che io già fai piatto. Ma guarda che è bello, poi lo sai, ti dà tanto amore. È vero. Anche io ti do tanto amore. Chiamami Bobby. Poi... Dai, poi un futuro che si sposano Mariarca e Francesco. Faranno dei figli, poi sarà nonno Cristian. Nonno Cristian. Una sapriccia R. No, perché quando è piccolino dirà nonno Cristian. E poi c'è a me nonna Peppa. Ragazzi, non abbiamo bevuto, No, a te ti chiamano nonna Giusy Busy. Nonna Busy. Madonna mia. Penso veramente. Penso domani... quando guarderai i video tuoi nipoti dirà, ma vedi gran così. È vero che si sta divertendo come la mappa. Sta sognando il futuro con i figli. Pure, anzi, mio figlio proprio prima ha detto femmina no. Femmina, mio figlio è gelosissimo. Oh, mamma mia, per carità. Ha fatto da su. Si è fatto rosso. Ma perché quando? No, c'è la mano così. C'è il segno della mano qua. Guarda, c'è il segno. Va bene, ragazzi, chiudiamo qui questo vlog. Speriamo che vi abbiamo fatto compagnia, quindi spolliciate un pollice su. Dai, chiudi tu! Lo sembra che pensai che sei ricoverata. Ti vengono poco tutta. Avete visto com'era bellina prima? Ma quando uno va a letto non è che va truccata, eh! Si è mangiato una pizza esagerata! Gli ho chiesto un pezzo. Tu dici le bugie! Non me la voglio dare! Lei è la dietina, il dietologo! Ma lo sapete che ha fatto? Mary! Lo vuoi un ovetto? Sì, e se lo scarto. E che ci saranno solo gli ovetti? L'ovetto! Mary, ti hai mangiato l'ovetto? No, ha mangiato. No. Come si chiama, Mary? Il cioccolato della Vergine. Il cioccolato della Vergine. E ho visto Giuse che di nascosto si scartava quella. Oh. Oddio, le prendi nascosto. Non è nascosto di chi? Devi arrivare. E quando arrivo, vado. La ricottina, il salmonino. Faccio correre a te. Va bene, dai, stampa la 6 minuti. Veramente, scusate, ci vediamo. Quindi mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, ve lo scriverò sempre qua. E noi ci vediamo lunedì con un nuovo Vlogmas. Ciao!